Ischia dice di no alla plastica, o meglio, a breve i sindaci si incontreranno nuovamente per cercare di entrare un po' più nel concreto. C'è chi invece nel concreto ci è entrato già da un bel po' con qualche mese di anticipo. Siamo al Forio, Roxy Bar, che ha detto no alla plastica da un bel po' di tempo, anzi, più che no alla plastica, ha detto sì ai prodotti biodegradabili. Allora, buonasera, innanzitutto complimenti per questa iniziativa. Spieghiamola, qual è stato il primo provvedimento che avete attuato, quindi da dove avete cominciato e soprattutto da dove è nata questa idea? Allora, noi abbiamo iniziato a togliere tutto quello che era il monouso che andava ad accompagnare l'espresso tutte le mattine, quindi praticamente sull'ordine dei 700-800 bicchieri d'acqua che davamo vicino al caffè sono stati praticamente tolti e sostituiti come una volta con il vetro. Quindi praticamente adesso diamo l'acqua in vetro, cosa che magari altri bar già fanno, ma che noi non facevamo, e quindi abbiamo tolto questi bicchieri. In più stiamo cercando di sostituire i cucchiaini, le palettine di plastica, perché facciamo un discreto volume di gelati con dei cucchiaini in legno. Le coppette saranno sostituite da coppette che provengono dalla lavorazione della canna da zucchero, quindi totalmente compostabili e totalmente biodegradabili. E i bicchierini del caffè verranno sostituiti da monouso ottenuti dalla lavorazione della canapa. Quindi praticamente tutto compostabile. Quindi sostanzialmente c'è stato un inizio, ancora c'è qualche prodotto di plastica, ma ben presto, al di là del provvedimento dei sindaci, il Roxy Bar procederà per cercare di avere una totalità di prodotti biodegradabili. Ecco, su questo il prezzo ad oggi oggettivamente è più alto, ne parlavamo prima. Perché, nonostante, ecco, ci sia da spendere qualche cosina in più, avete deciso comunque di intraprendere questo percorso? Questa è una presa di coscienza che parte da lontano, parte dall'amore che abbiamo per l'isola di Ischia e per quello che è il nostro futuro. È un investimento. È vero che a oggi i monouso compostabili costano il doppio, ma è pur vero che così non si può andare avanti. Un mare pulito porterà più turisti e di conseguenza lavoreremo di più. Io spero, e sarà sicuramente così, che nel 2020-2021, quando questo provvedimento diventerà obbligatorio, anche i prezzi avranno una discesa e quindi ritornerà tutto, diciamo, normale. Non ci dobbiamo spaventare di spendere 50 centesimi in più a fila di bicchieri, perché ci verrà ritornato salvaguardando il mare, insomma. Ecco, allora, in attesa che l'isola di Ischia, che è comunque in anticipo rispetto al provvedimento del 2021, entri nel concreto, complimenti a Roxy Bar e speriamo che altri bar, altre strutture possano imitare questo bell'esempio di amore per l'isola e amore per il territorio.